Ci sto a fare fatica, è uno dei progetti di protagonismo giovanile a cui questo comune è più legato. È il quarto anno a cui partecipiamo al progetto del CSV regionale che propone ai ragazzi dai 16 anni fino ai 24 di rendersi disponibili in progetti di volontariato, dove? In luoghi che rappresentano il bene comune. Quest'anno i ragazzi sono all'interno degli istituti comprensivi della città, 7 istituti che hanno indicato piccole manutenzioni o abbellimenti di spazi che possono essere realizzate dalle ragazze e dai ragazzi. In questa prima fase abbiamo circa una trentina di partecipanti che si dividono in squadre e che sono già all'opera per recuperare spazi, cancelli, aule di accoglienza delle scuole dell'infanzia e altre piccole manutenzioni, un modo bello per mettersi a disposizione degli altri. Ci stanno a fare fatica e sono molto molto entusiasti. Noi siamo ovviamente molto orgogliosi di questo progetto perché nasce dal volontariato, ma poi coinvolge ovviamente, come dovrebbe sempre essere, le realtà cittadine, le famiglie, i ragazzi, e devo ammettere che dall'inizio ad oggi i numeri sono sempre in aumento. E nello specifico devo anche dire che rispetto a tutta la regione Marche, Pesaro è la provincia che ha avuto il maggior numero di comuni coinvolti e il maggior numero di ragazzi che hanno poi deciso di partecipare alle attività del Ci sto a fare fatica. Quindi è veramente un'attività di cui essere veramente molto orgogliosi. Quest'anno sono attualmente 24 i comuni della nostra provincia che hanno aderito al progetto. Sono già partite su Pesaro 11 squadre che dovrebbero essere composte da un minimo di 8 o massimo di 10 ragazzi, quindi numeri già importanti adesso, ma che possono anche aumentare perché le iscrizioni sono ovviamente ancora aperte. Basta visitare il sito www.cistoafarefatica.it, selezionare il comune di residenza e dare la propria disponibilità. O per avere indicazioni ulteriori, visitare il sito del CSV Marche, che è www.csvmarche.it. L'impegno delle squadre è quello di fare il bene comune, quindi tutti i ragazzi sanno che dando la loro disponibilità potranno dare il loro contributo nel mantenere i beni comuni, quindi parchi, murales della nostra città e in questo caso anche le scuole, perché sono quelle che ovviamente li coinvolgono poi in prima persona. In cambio di intanto il nostro grazie, perché questo è importante perché li fa sentire come dire, protagonisti della società, della nostra città, del nostro territorio. In più hanno il grazie dei cittadini, che non è una cosa da poco perché in tanti ci hanno segnalato il loro lavoro, tra virgolette, fatto con veramente grandissima passione, e infine hanno un buono fatica dell'importo di 50 euro che possono spendere nelle attività commerciali della nostra città e ha invece i tutor che li seguono il buono fatica di 100 euro.